Perché il rapporto certo. della qualità va sempre proporzionato certo. al prezzo. Va bene. Torniamo alla tonnara di Camogli, fanciulli. A punta pedale, no? L'associazione Le Siguele, che è un pesce, no? In genovese Asiguela, ah, va bene? Tutte donne, ha avuto una bellissima idea: andare a vedere, a visitare la tonnara dal gommone, perché naturalmente non tutti possono fare i sub. Andiamo a vedere. La vita della tonnara vista dalla superficie del mare la si può conoscere anche dal gommone o dalla barca, anche senza essere dei subacquei. Anche questa visita è organizzata dalla cooperativa Pescatori di Camogli con la collaborazione dell'associazione culturale Le Siguele. Sì, allora l'associazione culturale Siguele, che è formata da noi tre ragazze che siamo biologhe marine, negli anni ci siamo legati tantissimo alla cooperativa Pescatori di Camogli, che ci ha dato in uso un gommone per svolgere appunto questa attività. E noi facciamo le visite guidate nei weekend, il sabato e la domenica, con due uscite al giorno, il mattino intorno alle 9 e il pomeriggio intorno alle 4:30. E le visite si svolgono in corrispondenza delle levate, ovvero delle attività di pesca. Ci avviciniamo all'impianto della tonnara, ci ormeggiamo un attimo per spiegare com'è costituita la tonnarella e assistiamo a una prima attività. A un primo momento della fase di pesca, dopodiché andiamo al museo di Porto Pidocchio, dove è raccolto un po' di materiale storico sulle attività dei pescatori della cooperativa Pescatori di Camogli, per poi ritornare sulla tonnarella al momento finale della fase di levata. E quindi quando si chiude la rete e si assiste alla vera e propria operazione di pesca di pesce. Beh, sicuramente è un'esperienza emozionante, una cosa che non si vede tutti i giorni. Esperienza straordinaria indubbiamente, alle volte non ci si rende conto delle realtà che abbiamo intorno. E il pesce luna, queste palle gigantesche, calmissimi, tranquillissimi, è molto bello, molto emozionante. Bello, interessantissimo, nel rispetto della natura. Da vedere in famiglia con i bambini che impareranno tantissime cose. È un'esperienza notevolissima, molto suggestiva e si è così vicini ai pescatori, ai loro sforzi, al loro guardare che pesci hanno. È veramente bello, consigliabile. Sicuramente è uno dei modi per vedere una tecnica di pesca come veniva effettuata un sacco di tempo fa e quindi sicuramente è consigliabile a tutti. Ecco, anche questo fa parte.